Daniele Bossari, pazza idea dei fan per farlo vincere, ma Filippa Lagerbach declina la proposta. Filippa Lagerbach declina la pazza idea dei fan per far trionfare Bossari al GF VIP. Il Grande Fratello VIP non solo stimola la curiosità di milioni di fan, ma li incentiva pure a ingegnarsi con idee che possono portare i loro beniamini a intascarsi il trofeo del vincitore. Giulia Delellis, o meglio le sue fanpage, in questo senso, sono molto attive. Ma pure Daniele Bossari, vera rivelazione di questa edizione del reality, è ormai popolarissimo tra gli aficionado della trasmissione. Pure per lui sono nati team web, fanpage e quant'altro per sostenerlo e magari inventarsi qualcosa se dovesse finire nelle pericolose nomination. Numerosissimi anche lupi solitari che dai loro profili social continuano a far sentire la loro stima per il conduttore. Così nelle ultime ore, la sua dolce metà Filippa Lagerbach è stata raggiunta da una pazza idea per far trionfare il proprio compagno. Andiamo a scoprire tutto. Filippa Lagerbach declina la proposta. Mi piacciono le cose fatte in maniera naturale, ma grazie per il pensiero. Come si può far sì che Daniele batta la concorrenza degli altri inquilini e si porti a casa la vittoria del Grande Fratello VIP? Una fanpage? Una sommossa sul web? No, che è di meglio, secondo qualcuno. Un utente infatti ha suggerito a Filippa di organizzare un sorta di campagna pro Bossari che si alimenti del supporto di cantanti noti e altre figure dello spettacolo che il conduttore conosce. Filippa ha risposto molto educatamente, declinando la proposta, ma svelando anche che dei cantanti molto famosi già si sono schierati. Mi piacciono le cose fatte bene in maniera naturale e sincera. Jovanotti e Saturnino hanno rigrammato quando cantavano Sole Luna, Alessio Bernabei ha espresso il suo sostegno e credo siano già cose straordinarie. Grazie per il tuo pensiero, insomma, va bene l'affetto e il sostegno, però, teniamo i piedi per terra e giochiamo lealmente, questo è il sunto del pensiero della modella. Daniele e Giulia Delellis, una poltrona per due. Ci si avvicina al Natale, il che significa che ci si avvicina a uno degli appuntamenti televisivi che da anni accompagnano la vigilia di milioni di telespettatori, l'intramontabile e amatissimo film Una poltrona per due. Ecco, appunto. Pure il Grande Fratello VIP si avvicina alle festività di dicembre e pure il Grande Fratello VIP pare ormai avere disponibile per la vittoria finale soltanto una poltrona per due. I due sarebbero Giulia Delellis e Daniele Bossari. Chi la spunterà? Finora la fidanzata di Damante pare essere in netto vantaggio, contando su schiere di fan pronte a votarla. Ma mai dire mai, anche perché i fan di Bossari si stanno attrezzando.